Beh a tutti ragazzi, qui il vostro Alertcape, sono qui con questo nuovo commentary. Oggi sono qui con un video un pochino così, diciamo, perché questo è l'assalto rock del Nexus fatto in 4 minuti e 58 secondi con il mio team. In questo caso eravamo io, Mental e Deja. E era un periodo in cui stavamo facendo delle sottospecie di speedrun dei rock, perché stavamo facendo ovviamente rock durante un weekend e abbiamo detto: ma perché non farli proprio il più velocemente possibile in assoluto? Quindi ci siamo presi i nostri bei Gjallarhorn, le nostre belle armette del devasto. In questo mio caso avevo il mio solito titano con cui faccio sempre i rock col setup delle ali della rovina, in questo modo avrò tantissime pesanti. Avevo Sorte Fatale, Nero Martellante e Gjallarhorn. E la nostra tecnica per fare il Nexus più velocemente possibile è questa: due persone rimangono qua a uccidere i servitori, mentre uno, in questo caso io, va avanti. Cosa intendo per andare avanti? La porta da cui si va ovviamente avanti dopo aver ucciso i servitori per dirigersi al Nexus può essere oltrepassata da una finestrella. In questo modo potete andare avanti a uccidere in anticipo i nemici. In questo modo i compagni non dovranno ucciderli nel tragitto, quindi arriveranno subito al Nexus. Però si può fare una cosa ancora migliore, ovvero ci si dirige verso il Nexus uccidendo anche i nemici, magari perché così evitate problemi, non dovete correre in mezzo agli spari. Appena i vostri amici avranno ucciso il più velocemente possibile i servitori, poi vi suiciderete. In questo modo rispawnerete tutti e tre, quindi tutto il team, già pronti lì, davanti ai goblin che sono prima del Nexus. In questo modo ucciderete i goblin e andrete giù direttamente al Nexus, evitando tutti i nemici che ci sono stati precedentemente, che ha ucciso la persona che è andata avanti. Questo permette di risparmiare circa un minutino di tragitto, anche se vabbè si fa di corsa, quindi non è tanto un problema. Però se avete dei compagni che uccidono veramente in fretta i servitori, come ad esempio con dei pompa, che è veramente la cosa migliore, vi basterà andare avanti e suicidarvi, in questo mio caso con una granata perché si fa molto più in fretta rispetto a buttarsi giù. E in questo modo si farà l'assalto in veramente pochissimo tempo ed è una tecnica che io utilizzo praticamente sempre durante i rock perché fare rock è comodo, probabilmente farli in fretta è ancora meglio. Quindi la cosa migliore è strutturare delle strategie in modo da fare i rock veramente molto in fretta. Con le mie strategie solitamente riesco a fare praticamente tutti gli assalti in meno di 5 minuti, se non sbaglio. Ovviamente gli assalti in cui è possibile. Quindi il Nexus si fa all'incirca in 5 minuti, il Fogot si fa anche quello in 5 minuti. E gli altri assalti dipende, tipo Tana dei Diavoli in 7 minuti, Omnigul in 8 o 9, Valostaur che si riesce a fare anche in 6 minuti, se non 5 minuti, se siete veramente veloci. E altri assalti così, in questo modo. Tantissimi rock che si potrebbero fare, ad esempio, in un'ora. Non so, per dire, in un'ora normalmente si possono fare, penso, direi 6-7 rock. Questa strategia si possono fare anche 10 se siete fortunati beccandovi l'assalto giusto. Se beccate in alternanza Nexus e Fogut potete farlo veramente in fretta. Ovviamente non vi capiterà molto spesso. A me solitamente esce continuamente il Predator Arconte o anche Tana dei Diavoli. Che vabbè, Tana dei Diavoli è abbastanza veloce. Il Predator Arconte si fa in 8-9 minuti, forse uno dei più lunghi insieme a quello di Omnicul, anche uno dei più pallosi. Però in questo modo si possono fare gli assalti veramente in fretta. E se siete fortunati con le pesanti, avete le ali dalla rovina, non dovete neanche usare ad esempio delle sintesi. Perché ogni tanto, quando non troviamo mai i colpi, noi usiamo delle sintesi, ma pochissime volte, ad esempio, ne userò una ogni 10 o 20 rock. Nel senso proprio, anche perché comprando da Xur vai proprio in abbondanza. Però comunque ogni tanto fanno comode, però con le ali dalla rovina bastano due pacchetti all'inizio, avete già i colpi per il boss alla fine e ucciderlo più velocemente possibile. Vi consiglio di giocare in un team con due titani e ad esempio o uno stregone e un cacciatore oppure tre titani. Meglio due titani, uno con benedizione e uno con armi della luce. In questo modo potrete mettere due bolle una dentro l'altra, avete più danni e più difesa. Beh ragazzi, spero che questo mio video vi sia piaciuto. Ce ne sarà anche un altro su Fogot perché abbiamo fatto l'assalto tipo in 5 minuti precisi. Quindi lo porterò, penso che farò un commentary molto breve rispetto a questo qui. Qua sono stato un pochino di più a spiegare. Io comunque spero che vi sia piaciuto, vi lascio la distruzione del Nexus. E vi invito a lasciare un mi piace, un commentino, a iscrivervi, a passare dal link in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio, alla!